Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi raccontiamo della rivista di divulgazione scientifica Lobby della Scienza e della Tecnica. Il primo numero uscì nel marzo 2006. Attualmente in edicola è possibile acquistare il numero 57. In questo video vedremo i primi 5 numeri di questo trimestrale. La maggior parte degli articoli proposti sono ancora valide adesso, poiché trattano di argomenti tecnici e scientifici e non solo di attualità. Ok, partiamo. Prendiamo alcuni argomenti a piacere. Parliamo di diatomee, meraviglie al microscopio. Meteoriti e metal detector. Luce, occhio, visione. Il telescopio. Tutti gli usi della luce di Wood. Il modellismo. Gli orologi radiocontrollati, un orologio sempre preciso. Adesso passiamo al numero 2. Il Museo Michelangelo a Caserta. Meraviglie al microscopio a portata di mano, le diatomee. Le piante succulente, una sfida della natura. Gli itinerari della Val Codera, tra storia e natura. Le aberrazioni, i più comuni difetti delle lenti di ingrandimento. Come funziona un diodo LED? Il primo telescopio, gli accessori indispensabili per una buona osservazione. Il microscopio biologico, uno strumento per addentrarsi nel magnifico mondo del piccolo. Alla scoperta del metallo sacrificale, lo zinco. Il diorama, prime nozioni pratiche di modellismo. Adesso vediamo il numero 3 del trimestrale Lobby della Scienza e della Tecnica. Il Museo di Scienze Naturali di Voghera. Come imparare a osservare le diatomee. La capacità di adattamento delle succulente. Utilizzo delle lenti di ingrandimento. In microscopia, come misurare un campione. Previsioni meteo sempre più precise. La produzione dell'alluminio. Modellismo, arredare con il verde. Modellismo, il Normandie torna a navigare.
i modelli di architettura, la ricchissima collezione del Museo Michelangelo di Caserta. Modellismo, la vegetazione. Adesso vediamo il numero 4 dell'hobby della scienza e della tecnica, il Museo di Arte e Scienza a Milano, paleontologia al Museo di Agordo, microscopia, le diatomee, osservare il frustolo delle diatomee, ottica, come funzionano le lenti di ingrandimento. Ottica, che cosa sono i menischi? Hobby fai da te, come costruire un orologio da tavolo o da parete. Le batterie ricaricabili, l'uso domestico delle batterie più comuni. Alluminio, la produzione elettrolitica dell'alluminio. Modellismo navale, Titanic, la storia di una nave, la storia di un modello. Le meteore, qualche consiglio per un'osservazione guidata. Il cielo d'inverno, le costellazioni dei mesi invernali. Terminiamo col numero 5. Il Museo per la Matematica a Firenze. Il Giardino di Archimede, la matematica e le sue applicazioni. Le locomotive a vapore al raso Sabaudo, la collezione Mauro, antichi strumenti di misura e non solo. Le diatomee,
Osservare il frustolo delle diatomee dopo il lavaggio. Utili consigli per distinguere l'ambra dal copale. Due resine naturali apparentemente uguali. Il microscopio stereoscopico. Tutti gli usi del microscopio stereoscopio. Modellismo. Gli oblò autocostruiti. Un'idea utile per i modellisti navali. Modellismo. Gli alberi. Come costruire da sé gli alberi. Robotica. Costruiamo un robot programmabile in Basic. Meteoriti. Qualche suggerimento per raccogliere le micrometeoriti. Il cielo di primavera. Le costellazioni dei mesi primaverili. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per il prossimo nostro video. Grazie.